Running On Air. Amici di Running On Air, amici di Radio Montorfano, buonasera, ben ritrovati, vigilia di Ferragosto, ma noi non potevamo mancare, quindi vi faremo compagnia anche in questa serata e poi torneremo domenica sera, ore 23, qualora vi fosse piaciuta, perché no, una replica. Ciao Ben, buonasera. Buonasera, buonasera Roby, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Montorfano e a tutti gli appassionati di corsa, running e tutte le specialità dell'atletica leggera. Ben, prima di presentare gli ospiti, noi abbiamo presentato settimana scorsa qui in Atletica Games. Mamma mia che successo! È stato un successo esagerato, permettimi questa cosa, ma probabilmente perché ero implicato in prima persona, però il format della manifestazione ha davvero spaccato, abbiamo avuto tantissimi feedback positivi, ma soprattutto da chi? Dagli atleti, perché noi quello puntavamo, cioè che gli atleti potessero divertirsi. Abbiamo fatto un meeting incentrato su di loro, quindi condizioni perfette, poi sono stati fortunati per il meteo. Poi la pista di Pavia è una super pista, nel senso che favorisce le performance. E dopo di che abbiamo inventato questa cosa, l'abbiamo mutuata dall'Australia, questa cosa di far suonare la campanella. E nella sua banalità, nella sua semplicità, questa cosa è davvero, come detto prima, spaccato, perché tantissimi atleti sono divertiti, sono venuti lì a farsi le foto, a suonare la campanella e sono andati via anche contenti. Dopodiché c'è stato anche il combo, cioè il premio per chi vinceva 100 e 200, ma non in termini assoluti, ma chi si fosse avvicinato di più ai suoi primati personali. Quindi c'è stata questa vittoria da una parte di Michele Tricca, quindi di un top player dell'atletica italiana, e dall'altra dall'ultima dei 100 e 200, che è una atleta master di Hong Kong che è venuta qui, ha cominciato a allenarsi, ha fatto delle prestazioni e lì a Pavia ha fatto i suoi primati personali. Quindi Michele Tricca e Grace Tong hanno vinto il combo, che era legato proprio a chi si fosse migliorato di più rispetto ai suoi personali, che quindi chiaramente chi vinceva le sue gare veniva premiato, come è giusto che sia. I podi sono stati premiati con i nostri gadget, più abbiamo cercato di invogliare chiunque avesse partecipato alla manifestazione a dare il meglio di sé, e questa cosa devo dire che ha avuto grande successo. Quindi un format che sicuramente avrà futuro. Avrà sicuramente futuro, spero, adesso. Beh, il nostro ospite ha vinto i 100, che poi era un po' anche il vostro, esatto, immagine. Andrea Federici ha vinto i 100, in batteria aveva subito l'attacco di Roberto Rigali, che è un altro bresciano che speriamo poi di avere anche qui ai nostri microfoni prima o poi, e in finale si è preso la rivincita. Quindi fortunatamente abbiamo puntato bene sul cavallo giù. Ayomide Folorunso ha fatto al tempo, il momento in cui l'ha fatto, il secondo tempo mondiale dell'anno, quindi abbiamo guadagnato il nostro meeting con una prestazione tra le migliori al mondo, ed è già questo un aspetto vincente. Chiaramente il format del meeting è stato vincente anche perché ci sono stati gli atleti normali, tra virgolette, che hanno potuto partecipare e competere con le star, tra virgolette, sempre, perché stiamo parlando sempre di atletica italiana. Comunque, star, comunque, Ayomide Folorunso è una star indiscussa. Quindi questo format ha permesso comunque a tutti di divertirsi e di confrontarsi anche con i migliori. Quindi va in archivio l'edizione 2020, ma già allo studio naturalmente. La prossima edizione, tante sorprese, esatto, tante novità. Abbiamo già fatto un debriefing, perché abbiamo ritenuto importante, ci siamo riuniti tutti per capire cosa non è andato e cosa si può fare meglio, perché siccome anche qui questa è un'innovazione, dietro tutta questa organizzazione c'è una ragazza che è Silvia Servadei, che è un'atleta nonché organizza eventi, proprio questa sua professionalità ha avuto un grande successo nella gestione complessiva dell'evento, e infatti ha avuto successo proprio perché tantissimi step che solitamente non si fanno nell'atletica normale sono stati fatti per questo evento. E chi mi dice che l'anno prossimo qui in Atletica Games non arrivino due ragazzini terribili che in questa settimana hanno stupito un po' tutti? Sì, abbiamo visto Melvin Holm, che è il figlio di Stefan Holm, il campione olimpico, che praticamente aveva anche lui un differenziale tra la sua altezza e quanto saltava inimmaginabile, che è riuscito ad arrivare a 2,17 m. Però vedo un altro campione olimpico che ci dice di fermarci. Ah, no, pensavo che volesse partecipare lui ai Queen Athletica Games. Per lui 2,17, un ragazzino di 15 anni, del 2004, ma di ottobre, e quindi ha fatto una delle migliori prestazioni mondiali di sempre. Ricordo che a quell'età la migliore prestazione di sempre è 2,20, quindi a 3 cm dalla mia. Diamo la linea alla regia. Okay, allora linea a Franco, perché altrimenti continuano i gestaggi, e quando rientriamo abbiamo i due ospiti di questa sera da presentare. Running On Air, Running On Air. Ben ritrovati amici di Running On Air. Come promesso prima, Andrea
abbiamo due super ospiti questa sera e li andiamo subito a presentare. Uno è un tecnico specialista nei lanci e l'altro ospite è la sua atleta nazionale, ha fatto campionati europei, ha vinto titoli italiani, e quindi Alessandro Frigeni, Natalina Capoferri. Ciao, benvenuti. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Una accoppiata che dura da tempo. Sì, dal 2010 penso, né? Quando Natalina ha deciso di fare il passo e venire da noi ad Atletica Brescia, e allora ci siamo messi insieme con il fratello che dava naturalmente una mano. Natalina, arrivi ad Atletica Brescia, ma prima c'è un'esperienza in un'altra società. Sì, prima sono stata fedelmente attaccata all'Atletica Chiari, che ha potuto e mi ha regalato una crescita quasi esponenziale da una partenza di esordiente e poi arrivando a categorie superiori, in cui poi sono andata verso la specializzazione nella professione proprio dell'atleta e quindi del lancio del disco. Sei arrivata all'Atletica Brescia e lì hai iniziato questa collaborazione con il tecnico Frigeni. Subito di botto, un pregio e un difetto del tuo tecnico. Un pregio che ancora adesso mi sopporta, quindi la tenacia di seguire non solo me ma altre persone. Sa non solo fare l'allenatore ma tra virgolette anche un psicologo, diciamo, che ti mette a tuo agio con quello che fai. Il difetto è che è un ariete, quindi l'è un po' capatosta, mettiamola così. Alessandro, i suoi pregi e i suoi difetti invece? Il suo pregio è che lei è più capatosta di me su certi punti, diciamo, certo, tecnici. Dopo, il suo pregio è quello, come ha detto lei giustamente, che ci sopportiamo a vicenda. Questa collaborazione è stata sempre iniziata in un modo un po' strano, come dicevo prima, perché non era solo un dualismo tra me e lei, ma c'era anche il fratello che dava una grossa mano, perché un atleta di questo livello è difficile da seguire, non hai abbastanza tempo da solo per seguirla. Fortunatamente c'era anche lui che chiudeva questo buco nella preparazione muscolare. Allora hai parlato di un grande excursus di Natalina. Sì. Proviamo a ripercorrere alcune tappe di Natalina. Quando è arrivata da te? Quando è arrivata da me, mi pare, se non erro, aveva 44 metri ed era già a ottimo livello perché era allieva. È un po' arrabbiata perché non l'avevano considerata a livello nazionale, perché purtroppo c'erano altre due davanti a lei. Quasi non tuttora. Quasi non tuttora, vabbè. Dopodiché, attraverso un percorso abbastanza duro dal punto di vista tecnico, perché logicamente io avevo un'idea del lancio per lei un attimino più dinamica della sua, e ci abbiamo messo qualche anno a capirci, però poi ha dato i risultati, siamo riusciti poi anche a girare un po' per l'Italia. Questo poi ha portato a grosso risultato, che ha vinto i giochi del Mediterraneo da promessa ad Aubagne, e da 30 anni che non vinceva nessuno a livello femminile nei lanci ai giochi del Mediterraneo. Dopo, gli anni dopo, è stata la più giovane partecipante agli europei, come dicevi tu, e lì abbiamo fatto un excursus col settore nazionale, e difatti erano tre atlete che erano andate agli europei ad Amsterdam in quell'anno, nel lancio del disco femminile. E adesso ce n'è solamente una che, ecco, ha la possibilità di andarci. Senti Natalina, come mai il lancio del disco? Allora, avevo quattro scelte. Il peso non mi piaceva, sì, ma anche no. Mi sono specializzata nel disco appunto grazie a Sandro, che ha visto questa capacità. Vabbè, facevo già 44 metri, ma il mio fisico mi ha permesso di potermi indirizzare verso questa specialità. Quindi sei arrivata un po' anche accompagnata dall'allenatore a questa scelta. Sì, esatto. Allora, adesso noi ci facciamo accompagnare dalla regia un attimo in pausa, perché regaliamo ai nostri ascoltatori anche della musica, perché Running On Air regala anche della musica. Noi torniamo prestissimo qui, sempre a Radio Montorfano, sempre a Running On Air. Running On Air. Running On Air. Ben rientrati qui a Running On Air
con Alessandro Frigeni e Natalina Capoferri. Guardavo i tuoi risultati giusto adesso, tuo apice carrieristico per ora è quel fantastico 2016, dove poi sei arrivata a 56 metri, leggo, e 28 a Tarquinia. In questo momento cosa ti manca per raggiungere quei livelli che avevi raggiunto in quel periodo, e anzi per superarli, perché penso che tu ambisca, insomma, sei anche all'apice della tua carriera, di migliorare e avvicinare magari alla soglia dei 60. Cosa ti può mancare in questo momento? E poi lo chiediamo chiaramente ad Alessandro. Partiamo dal presupposto che i lanci non sono solamente forza, quella non manca a me. Manca adesso che è andata un po' scemando la mia fiducia in me stessa, e fiducia verso anche altri organi, che il sistema, diciamo, il sistema, che può essere sì sbagliato, perché alla fine devi lanciarlo, lo devi fare tu, però diciamo che hai trovato delle porte chiuse quando dovevano aprirsi, possiamo esatto. dire così. Al momento sto cercando di riprendermi, sono sempre più convinta che voglio terminare al meglio la mia, tra virgolette, carriera, non che lo voglia fare adesso. Terminare un fino ai 40 usato. Anni sono disposta a farlo e non mi pongo dei limiti, però mi piacerebbe che ci siano anche aiuti oltre alla mia fame, che quella c'è e c'è ancora, la fame di raggiungere certi successi, certe motivazioni, certi punti c'è. Però chiedo appunto che ci si ponga degli altri obiettivi anche a livello federazione. Spero di essere stata chiara. Certo. Per te, Alessandro, invece, parlando di tecnica, di gittata e di Natalina, ecco, sono arrivato a 56. Il problema, visto che parliamo fra atleti, perché ormai ti considero ancora atleta, non offendo. Io lo sono. Esatto. No, il problema è che i muscoli ci sono sempre. È la testa, purtroppo, che delle volte fa variare quel gesto, tutto, sì. Per cui nei lanci abbiamo talmente degli attimi da gestire, come una partenza dei 100, che se non hai il carpe diem vai a perdere tutto quello che puoi far dopo. Per cui la sua mancanza di tranquillità porta a questo livello, diciamo così, medio, non voglio dire basso, perché comunque fa sempre più di 50 metri, abbiamo visto. Esatto. Che 50 metri è la soglia di, diciamo, limite, di eccellenza nazionale, esatto, ecco, oltre la quale cosa sono 5-6 atlete, non di più. Sì, beh, attualmente adesso sono diminuite, sono in 3-4, ma proprio. Ci ho visto che anche le atlete di un certo livello, ai gruppi sportivi militari, fanno fatica a raggiungere quelle misure che Natalina fa abitualmente. Esatto, difatti è per quello che lei è un po' ostica, diciamo. Ma glielo faccio subito, ma ti sarebbe interessato entrare in un gruppo sportivo militare? Ti avrebbe aiutato nella tua carriera? A livello nazionale, Italia, sì, ovviamente che mi sarebbe piaciuto entrare, ma appunto perché mi avrebbe dato la possibilità di fare lo sport una professione. Ma ho visto molte persone che hanno avuto certi vincoli e mi hanno un po' spaventato questi vincoli, perché al momento non so. Cioè dici che entrare nel gruppo sarebbe sportivo una cosa ci sarebbero fantastica, però ovviamente bisogna stare al gioco, ecco. Dicevi invece, Alessandro, stavi concludendo il discorso, che ad esempio la tranquillità che si anela per il discorso di fare sport a un certo livello è sì dal punto di vista di pecunia, parliamoci chiaro, però non è tutto quello, ma anche una specie di tranquillità a livello di struttura e tutto il resto. E quello qui in Italia attualmente, la gestione del talento non è che vada per la maggiore, anzi ha un attimino di default. Scusa. Continuiamo questo discorso dopo la pausa, torniamo ad ascoltare la musica di Radio Montorfono e ci ritroviamo tra pochissimo su Running On Air. Running On Air, Running On Air. Rieccoci qui a Running On Air, sulle frequenze di Radio Montorfono. Siamo qui con Alessandro Frigeni, tecnico dell'Atletica Brescia, ma non solo, giusto? Anche no, ho fatto per 2 anni il responsabile regionale per la Lombardia. Dei lanci. Ecco. Stavamo parlando di gestione del talento nell'atletica leggera in Italia, e secondo te
non solo secondo te ma secondo molti, molti, ci sono dei problemi nella gestione dei talenti, tant'è che davvero in pochi, sarebbe da fare uno studio sulla percentuale di atleti che raggiungono i vertici nonostante le premesse fossero notevoli, anche. Anzi forse soprattutto nei lanci, sì. C'è questa soprattutto perché poi tra l'altro esponenzialmente i lanci dovrebbero crescere molto di più attraverso certe specialità che bene o male, prendo scusa i 100 metri, che se uno non è veloce la velocità non la incrementi l'abilità di corsa, però puoi incrementare in percentuale meno di un atleta che nasce già con un buon gradiente di lancio, però calcolando può migliorare il 30% allenata in un certo modo, e un 30% da 40 metri ti porta molto su. Un centometrista che guadagnerebbe il 30% facendo l'esempio 10-5 sarebbe troppo veloce, perché appunto c'è il fatto della gestualità dei lanci che comporta tanti gesti, attimi di spinte corroborate poi da aumenti di forza e non gestibilità a livello mentale. Sì, adesso io non la voglio fare troppo difficile, sì, perché poi magari annoio un po' i personaggi. No, però diciamo che i concorsi hanno un aspetto mentale che non c'è nelle gare di corsa, che no, in un attimo si decide la tua gara, il tuo evento e una stagione intera, diciamo. Esatto, che non... poi al massimo è la gestione della decontrazione una volta partiti. Noi purtroppo dobbiamo gestire contrazioni e decontrazioni in pochi attimi, come nei concorsi, dicevi giustamente tu, nei salti, i lanci e così via. Difatti, secondo me, l'atletica del futuro nostra europea purtroppo sarà nei concorsi, perché a altro livello ci sono questi mostri sacri che fanno cose incredibili per il fisico che hanno. Secondo te un atleta oggi può allenarsi da solo con il proprio allenatore o ha bisogno di un supporto maggiore? Adesso aveva fatto una battuta prima natalina e noi ci accodiamo a quella sua affermazione. Ha bisogno quindi di più strutture, perché abbiamo visto che nel tempo, negli ultimi anni, si è andati verso un modello dove tutti i top player, chiamiamoli così, italiani, hanno iniziato a allenarsi da soli con il loro allenatore. Secondo te cosa manca in questo modello, ecco, che sta prendendo? Ecco, io ti dico secondo me cosa c'è che funziona in questo rapporto allenatore-figlio. Probabilmente una tipologia di tranquillità di capirsi e di fidarsi. Mentre quello che non funziona tra papà è tutto l'altro entourage che servirebbe, cioè il discorso dello staff medico che altri all'estero hanno, lo staff diciamo così di rigenerazione muscolare dopo certi allenamenti, perché come tu ben sai certi allenamenti sono talmente pesanti che vanno anche l'aspetto del recupero. Ma Natalina adesso quante volte riesce a fare terapia di riabilitazione, cioè di riabilitazione, perché qui siamo purtroppo, cioè, sei un atleta di altissimo livello, purtroppo, cioè, o se li paga o... la fa a spese sue, e quando gli urlo dietro va a farti massaggiare perché ne hai bisogno, perché purtroppo insomma questo è un handicap, diciamolo, esatto, a tutti, che è molto grosso nell'atletica perché... professionistica, cioè le termine romane i romani le avevano inventate per rigenerare le truppe prima degli altri e vincere le guerre, per cui non è che sto dicendo una falsità. Per cui l'atleta che lavora in un certo modo, cioè penso che usi i muscoli dal 60-70% più di una persona normale, abbia bisogno di questa, di questo fattore X, diciamolo così, che non viene mai nomeclato, ma che è un costo. No, chiaramente fa parte tutto di un sistema diciamo di dell'allenamento, il sistema che parlavate voi prima fa parte dell'allenamento, il riposo e la rigenerazione muscolare. Tanti non la tengono a mente, come lo stretching fatto dopo l'allenamento, certe andature fatte prima. Chiaro, chiarissimo. È tutto un sistema. Bene, ci fermiamo qui, ancora torniamo a ascoltare la musica di Radio Montorfano e ci ritroviamo tra pochissimo. Running on air, running on air. Ben ritrovati a Running on Air, vi ho ascoltato. Siete così sicuri che la federazione non abbia sviluppato nulla di giovanile in questi anni? Penso che quest'anno siamo davanti al più alto numero di atleti di buon livello che non si vedevano dall'era di Franco Arese, presumo. Sto parlando nella velocità, abbiamo 5 atleti sotto i 10,35. Di Yeman Crippa ne abbiamo parlato settimana scorsa. Abbiamo una 4x400 che fa paura. Passiamo ai lanci. Parliamo di Fabbri. Ok, qui c'è da fare una postilla però. Il problema è l'allenatore. Chi è?
è dal Soglio. Ok. Ok. Per cui che era già dentro in una struttura carabiniere con la struttura dei carabinieri. Cioè ritorniamo sul discorso di prima. Poi per il fatto della crescita degli atleti. Io sono d'accordo. Forse aeronautica però, giù per... Aeronautica, sì. Però dico, è l'allenatore dei carabinieri. Ah, certo. E allora si allena a Bologna. E tanto di cappello per il lavoro che sta facendo Paolo, perché ha altri sotto, e tra l'altro anche un sudafricano è venuto alla sua corte, se posso permettermi di usare questo termine, che ha fatto 19,90 poco tempo fa. E sappiamo che tu sei stato a questa festa Panathlon dove è stato premiato, sì, Leo, e c'era anche questo sudafricano. Sì, 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 Veir, che era venuto su con 19,02, 19,10 ed è riuscito a fare 19,93. Ed è un settore che sta crescendo il peso stranamente agli altri. Il problema però dei giovani atleti è chi è che li cresce all'inizio? Sono le società. Questo è chiarissimo. Okay. Il problema è il dopo, quello che mi preoccupa a me. Io spero che durino a lungo, e il fatto è la gestibilità di questi atleti, e non voglio portare rogna, mi tocco, scusate se lo dico in radio, cioè sulla staffetta che... No, beh, io ti dico staffetta perché... Certo, avremo certo, quattro no, staffette no, no. All'Olimpiadi, tutto sì, quello sì. Che vuoi tu, per l'amor di Dio. No, il perché mio, io mi ricordo no, progetto il progetto staffetta di un po' di anni fa. Con Ben l'abbiamo detto in prima puntata, sì. No? Siccome abbiamo due visioni completamente diverse. Ogni tanto ci pizzichiamo. È giusto. E allora quindi, ne vuoi una terza peggio. va benissimo così. E quindi sai, è bello anche per chi ascolta, non sentire solo una campana. Penso che il bello sia poter confrontarsi su queste cose. E quindi tante volte... a me è sembrato, allora, le pecche ci sono di sicuro, nessuno è perfetto, è sembrato che tante volte alcuni risultati, alcuni atleti di un certo valore si siano persi da soli. Indubbiamente è successo, è vero, non posso dirti di no perché è vero. Il problema è che noi parlavamo attraverso la nostra esperienza che dopo Amsterdam non abbiamo più avuto quel collegamento. Forse per, nella fattispecie perché era cambiato un attimo il livello sopra. Ti posso dire una cosa? Sì. Ho postato un articolo su Atletica Live di un lanciatore del disco norvegese. Non so se hai avuto modo di vederlo. Non comunque sono... questo atleta norvegese è considerato una specie di fenomeno, anche se nessuno l'ha mai sentito. La federazione norvegese non l'ha mai abbandonato un momento, anche se fa 55 metri, e ricordo che 55 metri non sei nessuno, perché siccome è considerato un fenomeno da titolo olimpico, non lo perdono di vista nonostante non lanci lontano, e continuano a seguirlo. Gli è andato il miglior allenatore di disco al mondo, che è l'islandese che allena Daniel Stahl, o Stoll come si suol dire, vale. E quindi dipende anche dalle scelte del vertice non abbandonare gli atleti, tipo Natalina adesso doveva essere, se un atleta va ai campionati europei non può essere persa, cioè bisogna seguirli, dargli un orizzonte di possibilità. Ma difatti a noi quello che ci è mancato è stato il dopo, cioè prima l'abbiamo preparato, ma ti faccio anche la battuta, l'abbiamo preparato in un anno, no Nati? Sì. Abbiamo fatto un anno che andavamo giù periodicamente due weekend al mese, cioè era anche un onere mio perché dovevo prendere i giorni di ferie, delle volte è andata giù da sola perché mi fidavo. Però è stato il dopo, cioè siamo arrivati agli europei, portiamo avanti un altro progetto più avanti, ne abbiamo portate tre. Invece lì poi è scemato e ti dico che contatti adesso invece ce n'è rimasta solo una, diceva con una battuta, sì esatto, Catalina. Adesso è considerata usata, è tanto di cappello. A Daisy la conosciamo benissimo, anzi la conosco da un po' di anni, esatto, da quando faceva 47 metri, ecco, e così via. Però se lo merita. E allora sulle meriti di Daisy Osacque diamo la linea ancora a Franco in regia. La musica di Radio Montorfano e noi tra pochissimo ancora qui a Running On Air. Running On Air, Running On Air. Rieccoci su Running On Air, qui sulle frequenze di Radio Montorfano. Natalina, progetti per questa stagione, se riesci a mettere insieme qualcosa? Hai avuto, ne parlavamo prima nel backstage della trasmissione, il lockdown comunque ha creato inevitabili problemi nella tua preparazione, quindi adesso cosa ti si presenta durante la stagione e quali sono i tuoi obiettivi? Al momento stiamo ovviamente programmando gli italiani di Padova, e questo è l'appuntamento sostanzialmente un po' più importante dell'anno. Vorrei poter dire che all'inizio stagione, quindi campionati italiani invernali,
che non sono stati fatti, ho avuto una partenza di 52 metri. Poi c'è stata questo lockdown, blocco totale, e lì ci siamo praticamente persi sui 1000-1500 lanci circa, che in una situazione di competizioni fa tanto dal punto di vista di preparazione. Al momento mi sento carica abbastanza per affrontare i campionati italiani. Non ho nessun timore, perché tutte le ragazze ci... praticamente abbiamo già fatto un campionato italiano a Castiglione dalla Pescaia, quindi nessun problema. Adesso lì non chiaramente so, favorita Desi Usacque, sì, mentre le altre Anniballi che mi ha promesso un 60 metri agli italiani, ho detto guarda che sono là e voglio vederlo. E poi sì, l'Anniballi, la mitica diretta Fortuna, e adesso non lo so, non ho l'informazione, ma spero che ci sia, ma non sono sicura, la Stefania Strumillo, altra grande atleta dell'atletica italiana, 59 metri fatto all'Universiadi? All'Universiadi. Quando vinse l'argento, mi sembra. E ora agli europei. E ora si trova a fare il militare. Lei è riuscita a entrare. E lei è entrata come militare e fa il militare, non fa più l'atleta a questo momento. Quindi è uscita dal gruppo sportivo e sta... Non è mai stata in un gruppo sportivo. Cioè, è già stata in un gruppo sportivo, avrebbe dovuto rientrare, data la misura che aveva ottenuto. Bella carica, invece anche lì, per come la conosco io, siamo cresciute insieme sostanzialmente. Mi è sembrato anche lì uno schiaffo in faccia a un atleta potente, quindi cioè non mi meraviglio altri atteggiamenti verso altri atleti. Questi sono stati quelli che dicevi all'inizio, i paletti, i vincoli, esatto, che non ti hanno fatto fare il passo di, esatto, di abbracciare questa, sì, questa scelta di andare in un gruppo sportivo. Mentre parlavi, ne parlavi prima, mentre non hai accettato invece la scelta di andare negli Stati Uniti. Sì, ho avuto, che sarebbe stata anche una... Sì, ho avuto anch'io delle chiamate. Purtroppo sono legata ai miei familiari e ho sempre fatto affidamento a cosa ne pensi, cosa dici, cosa facciamo, e ho seguito i loro consigli e ho rinunciato a tre possibilità di allenarmi là e studiare là. Non sei pentita oggi? Al momento sono leggermente pentita, sì. Anche perché sappiamo che Desi Osakue, cioè, è una piccola star della Division 2, del Division 2, esatto, dell'NCAA, anzi ha fatto il record dell'NCAA con i suoi 61 metri, sì, adesso non mi ricordo, sì, quanto, ha fatto, esatto, il record nazionale, perché lì fai il record nazionale anche se sei di un altro paese, cioè lì non importa, importa che tu... Se tu lanci più lontano degli altri, si chiama inclusione. Quella. Ecco, inclusione. Che infatti a me è meraviglioso come metodo sportivo, inclusivo. Quindi, vabbè, per gli italiani ci auguriamo anche una bella prestazione, sì, adesso. Alessandro, tu cosa prevedimi per questi campionati italiani? Beh, guarda, io prevedo la massima sua tranquillità. Quello che ho visto in lei ultimamente, probabilmente il lockdown ci ha fatto male da una parte, però vedo che l'ha rincuorata dall'altro punto di vista, che si trova adesso non così indietro come le altre, ecco. Poi magari le altre esploderanno dopo e così via, però ai fatti attuali si trova come misura abbastanza buona negli scontri diretti, sto parlando. Allora, con l'augurio di Alessandro a Natalina, noi diamo la linea alla regia, perché è il momento ancora della musica di Running On Air di Radio Montorfano, e poi noi ci ritroviamo qui, perché ci stiamo incamminando verso la fine della puntata. Running On Air, Running On Air. Ben ritrovati dopo questo momento musicale che Franco dalla regia ha regalato a tutti voi, amici di Running On Air. Noi torniamo in studio con Alessandro Frigeni e Natalina Capoferri. Alessandro, abbiamo detto, tu alleni Natalina per Atletica Brescia 1950, da quest'anno poi Metallurgica San Marco, mentre ti vediamo operativo a Chiari praticamente tutte le sere. Non hai solo Natalina come atleta? No, anche un'atleta sempre nata nel vivaio Chiari, e penso col cuore come tutti noi, perché anch'io ho allenato a Chiari, sono cresciuto a Chiari come allenatore, e c'è Delia Fravezzi, che appunto col lockdown ha preso anche lei un po'
tra virgolette una fregatura, che era riuscita finalmente a superare questi 40 metri col giavellotto, addirittura arrivando a 43,40 metri, che la portava come seconda misura nella categoria promesse agli invernali lanci. E poi, come si sa, Bedeglia che ha avuto una crescita veramente esponenziale negli sì, anni. Stranamente pensavo che fosse testarda da un altro punto di vista, invece è proprio testarda a 360 gradi, come diceva il buon presidente dell'Atletica Chiari, che mi raccontava. E difatti ha messo questa sua testardaggine dentro nell'allenamento e si è tirata fuori molto bene. E hai tra i tuoi atleti anche un ragazzino sì, che invece indossa proprio maglia Atletica sì, Chiari. Sì, sì, un maschietto che è un 2003 sul quintalino. È un maschietto da un quintalino. Esatto. E difatti noi non possiamo avere maschietti piccoli e esili. C'è Davide Cristarella, appunto, che anche lui negli invernali lanci ha fatto, io dico, furori, perché aveva 39 col 5 kg agli invernali lanci, essendo una categoria giovanile si lancia il 6 kg per tutti allievi e junior, e lui, essendo ancora allievo, era riuscito a raggiungere la misura di 41,70. Stiamo parlando del martello. Martello, sì, sì, sì. Scusate, io do per scontato che tutti conoscono tutti. Natalina, nel corso della tua carriera hai gareggiato in tantissime competizioni, alti e bassi risultati, come nella carriera di chiunque, hai incontrato tantissime persone. Allora, per chiudere con te questa sera, qual è il ricordo più bello che hai a livello personale di carriera e qual è la persona che ricordi più volentieri tra tutti coloro che hai incontrato nelle piste di atletica leggera? Parlando di livello internazionale, ho due ricordi molto belli in cui ho potuto gareggiare, sia con Jamie Perez e la Caballero, due cubane da 70 metri. Ho gareggiato con loro nel 2017, esatto, a Madrid, dove loro hanno appunto sede come lanci e come lavoro, e ho trovato delle persone che erano umili e ti rendevano partecipe della gara e non ti giudicavano, e anzi c'era la propria tecnica, che era un'altra signora da record agli anni addietro, che dava consigli a me, e questa cosa mi ha fatto un po' sbalordire. Stessa cosa mi è successa in Francia, dove ho potuto gareggiare contro la Robert Michon, e anche lì, cioè, persone meravigliose che diresti come può essere, invece quando tu vivi il vero atleta, tu capisci che cioè è proprio su un altro mondo. Le persone sono così, e l'umiltà e la capacità di dire ok, c'è qualcuno che fa meno di me, io sono più bravo, magari lo aiuto. E infatti lì, a parte nel 56 metri, ho fatto la miglior misura secondo me di quell'anno, che era 54 metri, sono andata là da sola e sono riuscita a fare questa misura senza aiuti esterni, ecco, e questa cosa mi ha dato forza a me. Poi quello che è successo dopo, negli anni successivi, sono cose personali, e adesso sono qui a fare 50 metri, ma non mollo. Beh, ti rivedremo sicuramente su quelle misure. Noi ci teniamo, esatto, e ti terremo seguita, naturalmente. Non possiamo. Okay. Alessandro, dimmi, anche tu, passato da atleta, poi da tecnico, eccetera, hai un ricordo di una persona con la quale hai avuto... Il problema mio è che, essendo vecchio, scusate il termine, ne ho conosciute tante di persone, e come dice lei, avendole conosciute nel privato, sono tutte persone normalissime, anzi molto di più della gente che incontri per strada, ecco, gente normale, e che poi tra l'altro ti danno una mano se gli chiedi, non chiudono una barriera davanti a te. E questo è importantissimo. Allora, bene, siamo pronti a salutare i nostri amici di Running On Air. Innanzitutto, grazie Alessandro. Grazie Natalina. Grazie a voi. Running On Air farà il tifo per voi, naturalmente, nelle prossime gare. Incrociate tutte le dita che volete. Natalina, noi aspettiamo notizie di lanci stellari. Non aggiungiamo dischi volanti. Auguriamo anche voi un buonissimo Ferragosto e poi un grande in bocca al lupo per i campionati italiani a Padova. Ben, che dire, buon Ferragosto. Buon Ferragosto a te. Riposati, allenati, prepariamoci, perché settimana prossima noi torniamo qui da Radio Montorfano, sempre su Running On Air. A tutti voi un buon Ferragosto. Ciao. Running On Air.